Un saluto a tutti ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi, basta un clic ed attivando la campanellina. Io sono letteralmente schifato, sono schifato, sono arrabbiato, sono schifato, sono nervoso perché purtroppo l'Inter viene usata per fare due spicci da certi personaggi e si dovrebbero vergognare. Innanzitutto lascia in pace i morti, che li ha chiamati figurine. Li ha chiamati figurine, poi dopo per fare visual dici che bisogna seguire Zanon perché Zanon, perché lui aveva detto di seguire Zanon, lui ti aveva chiamato per pena, tutto qui. Perché sparavi una cazzata dietro un'altra ed ho le prove di quello che dico. Tra l'altro, fate venire Zanon su YouTube a dire che il passaggio di proprietà dell'Inter è già stato fatto. Fate venire Zanon perché fino a prova contraria lo dice uno che dava Icardi per fatto all'Inter, Messi e tante Skriniar rimane all'Inter, Lukaku rimane e tante altre cazzate. Io mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto per dire, ma cerco di rimanere calmo perché oltre ad essere incazzato sono letteralmente schifato perché si usano anche i morti per fare due visual. Lascia in pace i morti. Te non lo dovresti nemmeno nominare quello lì. Te gli facevi pena a quello lì, te lo dico io. E ho le prove di quello che ti sto dicendo. Lascialo perdere, non lo nominare. Te non lo devi nemmeno nominare. Te, quella persona non sei degno di nominarla, quella persona lì. Fai venire Zanon sul canale e fai dire a Zanon che il passaggio vuoto dell'Inter è stato fatto perché a Zanon gli rispondo io, perché ti dico io cosa c'è ad oggi. Ad oggi sapete benissimo, no? I ragazzi del team se dicono una cosa non la dicono così tanto per. Ad oggi da un'ulteriore verifica della visura camerale dell'Inter. Potete farla tranquillamente voi da casa, se avete voglia di spendere pochi euro, pochissimi euro, qualche euro. C'è ancora il pegno della Glass Trust presente ed il pegno di Octree. Questo cosa vuol dire? Ti dirò anche una cosa e potevo non dirti perché è un tecnicismo molto particolare. La legge non ti vieta di fare il passaggio di proprietà con i pegni in essere. Ma nessuno andrebbe ad acquistare una società che potrebbe essere oggetto di escussione tra 5 mesi. Octree, andate a scaricarvi ora, a quest'ora, che ore sono? Le 2 del 28 dicembre, andate a scaricarvi la visura camerale dell'Inter perché dovete aprire le puttanate che ti stanno dicendo. Basta con queste puttanate. Essendoci ancora la garanzia su Octree, il pegno vuol dire che non è stata ripagata, che il finanziamento è ancora in essere, che non è stata anticipata nessuna risoluzione del finanziamento. Il finanziamento c'è ancora, non è stato pagato nulla ad Octree. Il finanziamento ad Octree, ed è un dato di fatto, ci sono i documenti, non è stato rimborsato. Passaggio di quote non è stato fatto. Fate venire il signor Zanon su YouTube a dire che è stato fatto il passaggio di quote perché io verrò su YouTube con tutti i ragazzi del team a rispondere al signor Zanon. Fino a prova contraria, vedo uno che diceva che Icardi era già fatto all'Inter che parla di passaggio di quote. Poi dopo smontiamo anche l'altra perla, Arumayan. Addirittura a Newcastle, cioè risulta, ma non è operativo. Non ha incarichi operativi a Arumayan a Newcastle. Quindi è stato Arumayan ha convocato un CDA mentre un elefante volava e mentre un pipistrello decollava a 5.000 metri. Arumayan praticamente ci sarebbe stata, secondo questo fuoriclasse, la presenza della nuova proprietà al CDA nominato dalla vecchia proprietà. Cioè,
Rumaiano ha voluto un CDA da un soggetto esterno ed ha partecipato ad un CDA con la russa. Avvisate la russa, è stato fatto il suo nome in un posto dove la russa non è mai stato. A questi ignoranti bisogna dirgli che se l'Inter viene acquisita, la prima cosa che viene fatta è quella proprio di sostituire il CDA. Quindi la nuova proprietà ha chiamato il vecchio CDA, ha convocato un'assemblea per dire: io sono il capo, piglio tutto, io sono l'asso, piglia tutto. Vergogna! Vergogna! Ma poi a Rumaiana avrebbe voluto il CDA straordinario per fare il che? Per fare cosa? Un'altra puttanata me l'hanno segnalata, sono troppe, le voglio smontare tutte queste alzate. Quindi la nuova proprietà, da quello che mi hanno mandato, dagli estratti, si insedia presentandosi al vecchio CDA, direi che torna tutto, no? Quindi si insedia la nuova proprietà e si presenta al vecchio CDA, direi che torna tutto, che dici te? Non si sa poi per quale motivo, senza che siano stati effettuati gli atti formali poi previsti per la conferma del board e senza che siano state fatte le comunicazioni previste agli organi rappresentativi. Allora, questa persona qui sul passaggio di proprietà ha sporcato, ha fatto diventare una barzelletta una cosa che è realmente seria, perché è realmente serio il passaggio di proprietà, perché ci sono realmente i sauditi. Ma dire che è stato fatto il passaggio di proprietà è dire una cazzata, perché ad oggi il passaggio di proprietà non è stato fatto. Invitate il signor Zanon in live. Secondo me da Zanon non è mai uscita dalla bocca che è già stato fatto il passaggio di proprietà. È stato strumentalizzato, secondo me, il nome del signor Zanon. Ora qualcuno addirittura lo vuole avvisare. Se il signor Zanon vuole venirci a dire, visto che si fanno sentire audio dove vengono mandati semplicemente gli auguri e i saluti, ma io non ho sentito il signor Zanon, perché mai lo avrebbe detto, ovviamente, perché non c'è, che all'Inter è stato fatto il passaggio di proprietà. E lo ripeto per l'ultima volta, lascia in pace i morti. Te non lo devi nemmeno nominare, quello lì che hai chiamato figurina. A quello lì facevi pena, a quel signore facevi pena. Ecco perché ti ha contattato un paio di volte. Facevi pena. Ecco perché ti ha contattato un paio di volte. Vediamo un'altra puttanata dove la trovo ora. Basta, mi fermo qui. Vergogna, vergogna, lascia in pace i morti. Per quattro spicci, lascia in pace i morti. Come quell'altro ragazzo, non c'è più che spacci per tuo amico, a malapena ci hai parlato 3 volte, io ho le prove. Quel ragazzo e te nomini, che non c'è più. Io la prima cosa che ho fatto quando ho aperto il canale YouTube è stata quella di chiamare lui. Lascia perdere. Hai rotto il cazzo ora, te lo dico io. Sei vomitato ormai dagli interisti. Voglio parlare di un calciatore che mi piace in maniera particolare, visto che c'è Inter-Genoa, Genoa-Inter, Gudmundsson. Secondo me Gudmundsson è l'unico giocatore prendibile, tra virgolette, con soldi che noi non abbiamo a gennaio, che ti sposta, che ti può cambiare un po' la squadra, perché io Gudmundsson lo vedo un geco con una vena realizzativa migliore. Ha più spunto, ha più scatto, attacca la profondità. Giocatore, secondo me, che in Serie A, soprattutto anche nell'Inter, sarebbe da subito impattante. È anche vero, e poi da Genova ci sono i Milito e i Piontek, no? Che poi quando vanno nelle grandi squadre si deve confermare. Ma io Gudmundsson, come un probabile rendimento in una grande squadra, lo vedo molto di più come un Milito che come un Piontek. Fatemi chiudere il video, ragazzi, perché altrimenti dico delle cose che non voglio dire. Ci sentiamo poi. Ciao, Inter.